Amareggiato Massimo Colombo, presidente dei costruttori di Varese, le parole di Giorgia Meloni sul superbonus, definito dalla Premier disastroso e foriero di truffe, secondo il leader di ANCE, sono a dir poco ingenerose. Ogni volta che si apre un business del nostro settore non adeguatamente regolamentato, queste sono le certe conseguenze, con grave danno reputazionale dell'intero settore, accomunando e generalizzando comportamenti delittuosi con imprese serie e sane, e generando gravi danni, come i crediti incagliati. Già i crediti incagliati che per molte aziende sane hanno provocato crisi, tagli, ammortizzatori sociali, in alcuni casi chiusura dell'attività. Dopodiché Colombo scende nel dettaglio ed elenca ciò che ANCE ha per lungo tempo invocato, sia in termini pratici, sia sul fronte della prevenzione. Soprattutto al momento della generazione del credito, perché è lì che si sono annidate soprattutto le truffe, inventando cantieri di sana pianta, addirittura inventando nomi di comuni inesistenti. Ora Colombo rilancia, invocando una ridefinizione del superbonus con un'aliquota del 70% rimodulabile per gli incapienti, lo sconto in fattura, la cessione del credito e un orizzonte di più ampio respiro che eviti l'effetto imbuto. Almeno 10-15 anni perché il mercato possa assorbire questa mole di lavoro e le famiglie e i condomini possano programmare i loro interventi.